I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Come stiamo? Andiamo, Papere? Tutto bene? Tutto a posto? Siamo pronte? Cariche che per la serata? Fede, grazie per i 15, partito, grazie mille per il sub. Ma ragazzi, scusate, ho una domanda da farvi perché. Sto continuando a esplorare eh, Threzz, anche se devo dire che purtroppo si sta già un po' guastando, perché sono arrivati i quindicenni, rompicazzo, a parlarci dei de loro problemi o di politica. Quindi. Allora. Eh, lì purtroppo come i boomer. Robo di coglione colo. Fillo, grazie per l'anno. Devo chiedervi una cosa: perché io non ho ancora trovato. Io non ho ancora trovato un singolo gruppo di neo-femministe. Io come faccio a commentare sotto quei, quei gruppi lì? Guarda, questa lavatrice parla! Se non riesco a trovarli, Incap, grazie per l'anno, Palatino, Paolo, grazie per i nove. Voglio dire, cioè, parte del divertimento è quello, non ci sono. Io come faccio a commentare? Non è che me lo posso inventare, scuse, voglio dire, quindi, cioè, però, comunque... Oh. La speranza è che prima o poi saltino fuori, devo dire, anche se in realtà mi sembra che stia diventando un po' come Twitter, quel social, dico la verità, è stato carino i primi 4-5 giorni, secondo me tra, tra tempo un mese diventerà più o meno come Twitter, piena di gente in acilita, scassa scassacoglioni, che non farà altro che lamentarsi della propria vita o comincerà a parlarci di politica o roba varia, quindi vabbè, comunque... Cosa volete farci? Volete farci? Ci sono oh, sì, pieno. Maurizzetta, grazie per Ci sono un sacco di donne. Nudi. Ci sono un sacco anche di uomini nudi. Io non ho capito perché eh, mi stanno comparendo un, sa un, sacco, un sacco di uomini nudi. Barba, grazie per avermi dato una sappa. Tiro. Mi stanno comparendo un sacco di uomini nudi che mostrano i pettorali e mi chiedono come funziona l'applicazione. Però... Voglio dire, va bene, va bene così. Non è che... Non c'è problema. Non c'è problem <ride> problema, va bene così. Non è... Guarderò anche gli uomini nudi per uh, equiparare. La, uh, giustamente è giusto così, voglio dire, non è che possiamo vedere solamente donne seminute, vediamo anche uomini mezzi nudi, facciamo una un po' e un po'. <ride> distribuiamo giustamente distribuiamo l'algoritmo. Ci fa capire che, siccome l'algoritmo non sa ancora quello che ci piace, il problema è che l'algoritmo non mi ha ancora mostrato cadaveri, che sono quelli che mi piacciono. <ride> L'algoritmo è confuso. Eh, continua a mostrarmi gente viva, ma io gente viva non la voglio. E quindi, però, oh, si vede che l'algoritmo ah, ci, ci, ci vorrà un po' perché l'algoritmo cominci a carburare i miei gusti personali, però. Non siamo qua a. Quindi stasera abbiamo un po' di robina. La Ferragni ha seguito il tuo consiglio. Ha fatto bene, ha fatto bene. Anch'io l'ho detto, ma un milione ha donato, tra l'altro, esagerata. Non c'era bisogno, secondo me. Addirittura un milione. Secondo me, facevano una donazione di 200.000 euro, bastava avanzare. Voglio dire, anche perché, ripeto, io continuo a non essere sicuro che alla fine se la cosa sia proprio accaduta perché lei volesse truffare qualcuno. Cioè, secondo me è stato più un incidente. Però, siccome la gente era un Picazzo, voglio dire, ma perché non, non so. Non è difficile, bisognerebbe capire veramente com'è andata la cosa. Perché io continuo a sostenere che a me pare strano che lei si sia inventata una truffa per fregare i soldi. Cioè, ma che cazzo. Ma non... Cioè, è multimilionaria, che cazzo. Non è una truffa a miliardare. Quindi, secondo me, è stato un problema. O lei è un po' stupidina, o semplicemente è stata gestita di merda. Quindi, quindi, secondo me è stata gestita male e lei ci è rimasta incastrata. P poi magari non è vero, eh. poi magari in realtà... La necrofilia tornerà <ride> di moda. Ovvio. <ride> poi magari non è vero, eh. magari non è assolutamente vero, magari in realtà è stato tutto un suo piano malvagio per fottere i soldi, però Aro gra Official, grazie 17, allora. secondo, me, secondo me no. Però ha donato un milione di euro all'ospedale e ha seguito la mia, mossa, la mia strategia di marketing, ovvero donare soldi per farsi perdonare, però anche troppo, secondo me, ha creato un milione, non c'era bisogno di così tanto, voglio dire, tanto la gente brontolava lo stesso, quindi. tanto la gente comunque brontolava uguale, ti segue, no, non mi, non, non mi segue Chiara Ferrai, eh, tanto la gente brontola uguale, la gente sotto ha cominciato comunque a brontolare dicendo, eh, con i soldi ti fai perdonare, eh, Ti fai perdonare con i soldi, che però scommetto che se donavano a loro un milione di euro, immediatamente l'avrebbero seguita. <ride> <ride> L'avrebbero seguita su tutti i social <ride> Sarebbero diventati i fans numero uno <ride> scusa, Aru, perdonami Scusa, Aru, perdonami Abbassi il volume, abbassa quel cazzo di volume Eh? Sai che io ho la voce quella... No vabbè, però alla fine Tu sei Chiara Ferragni, totalmente, assolutamente Sono io Chiara Ferragni Adesso ti faccio un bel monologo Un bel monologo femminista <ride> Chiervi, grazie allora. per i sei. ti faccio un bel monologo femminista così posso, come si dice, finalmente dar libero sfogo alle mie idee, ai miei pensieri, a quello che io rappresento in questo mondo di Hai uomini. gusti sorriso con occhi a cuore, sorriso con occhi a cuore, sorriso con occhi a cuore, meglio in avanzato stato di putrefazione o appena deceduti ancora croccanti <ride> e un po' caldini. Ovvio, ovviamente. <ride> Caldi e, caldi e croccantini ancora un po' caldi facciamo il, nostro, facciamo il nostro monologo femminista in questo mondo di uomini governato da uomini anche se il presidente del consiglio è donna e il presidente dell'opposizione è donna vabbè. governato da uomini in cui la donna non può uscire e non può prostituirsi senza che qualcuno le dica che è una mignotta in questo mondo dove il patriarcato Sottomette la volontà femminile di rubare i soldi nel conto corrente del marito. In questa realtà noi dobbiamo ribellarci. Non è possibile che esistano uomini con piselli inferiori di 18 centimetri. Questa cosa è inaccettabile. Questa qui è colpa del patriarcato che permette. Agli uomini di accettarsi con cazzi piccoli e nessuno nessuno pensa al benessere delle vagine, le quali non potrebbero mai e dico mai essere soddisfatte da peni di dimensioni così inopportune, inappropriate, microscopiche. Ergo. Il mio movimento femminista, da me fondato ben medesimo oggi, si batterà per l'aumento delle dimensioni dei cazzi, i quali saranno operati se inferiore ai 42 centimetri. Meno è inaccettabile. Non sto capendo un cazzo, sto parlando come la è ovvio. <ride> E la Madonna. Silenzio! Vito stupido maschio figlio del patriarcato, misogelo omofobo! Come ti permetti di dire che la mia idea è sbagliata? Maledetto fascista! Allora, adesso. <ride> Allora, adesso, dacci un taglio. No, Fana, no, ho appena cominciato. Scusami, come darci un taglio? Ho appena iniziato. Scusami. E quindi, adesso abbiamo tante belle cose da fare. Ma per dare sfogo alla ludopatia, perché fanno? Che è successo? Hai un pene piccolo. Qual è il problema? Dimmi, fanno. Che è successo? Per dare sfogo alla vostra ludopatia. Tranquillo, anch'io io ce l'ho di 5 mm, non preoccuparti. Siamo colleghi. Sto facendo la dichiarazione così, ma in realtà anch'io il micro cazzo, mi toccherà emigrare. Fi per soddisfare la vostra ludopatia, facciamo una bella, un bel quiz. Facciamo un bel quiz sui videogiochi. Allora, è un quiz sulle domande dei videogiochi, domande generiche, immagino che sia quiz su anni in cui sono stati creati o comunque anni in cui non so, nomi, robe del genere, perché non ho guardato bene. Aragonit, grazie per essere ci Quante sono? Non ne ho idea, perché è un quiz che ho rubato da un video di Player. E Andrea Repapera Eterna. Dica Ah, grazie, ehi, hey, l'ho capito, scusa, grazie per il cifra, è un quiz che avevo rubato dai, da un video dei Player Inside, quindi, diciamo che, facciamo cosa, facciamo come, facciamo la, la percentuale, senza stare a calcolare, che io segno poi faccio la media, quanto facciamo di percentuale, eh? Quanto facciamo, non so, il... La metà più uno. Ma è sui videogiochi, dai, possiamo tardare. Ma con guardare. le nane 42 centimetri di pene sono troppe le infilzi tipo Girarrosto Santa Rita. <ride> Meglio ancora, grazie per te. Il... <ride> Facciamo il... 70? Vabbè, sui videogiochi sono confidente, solo perché... No, il 90, il 90, sì, vabbò! Il 90, dai! Facciamo il 70, facciamo il 70, dai. Allora, aspetta un attimo. Prima di tutto, devo come sempre devo preparare, devo preparare la, la boot. Allora, vediamo un attimo. Diciamo che un bel 70 ci può stare. Allora, eh, pronostico. Allora, facciamo così. Mm. A proposito di femministe pazze e di nacidite, Andre, ti devo raccontare questa cosa che è successa stamattina in ospedale. Dimmi. Praticamente sono andato per un controllo poiché mi sono fratturato la caviglia. Atzi, e in tv piace, stavano brentino. trasmettendo un servizio riguardante Giulia Cecchettin e eh? con l'infermiera ci siamo messi a parlare dell'accaduto e le ho detto: le cose devono cambiare, a livello di giustizia. E lei se ne mm -hmm. esce con. Dovresti chiedere scusa anche tu, comunque, in quanto uomo. No comment. Vabbè, vabbè, ma allora devi capire una cosa. Adesso io rido, scherzo, faccio battute. e Il più delle volte le faccio misogene, semplicemente perché le battute sugli uomini fanno ridere meno, ma solo per quello. Però devi capire una cosa. Sfortunatamente, e questo è un discorso serio che sto facendo, non è un discorso ironico. Sfortunatamente il mondo non si divide tra uomini e donne, il mondo si divide tra persone intelligenti e dementi. Il mondo è triviso tra persone logiche e razionali con un quoziente intellettivo sufficientemente alto da permettergli di comprendere le cose e i dementi. E questa signora faceva parte di quella dell'ultima categoria che ho citato quindi non è, questa non è una gara uomini contro donne questa è una gara di persone assennate che capiscono co cosa è giusto fare e cosa no capiscono dove è il limite, dove non si può, il limite non, quando non si deve superare e riescono a capire che far di tutto l'erbo fascio è sempre sbagliato e i deficienti quindi sfortunatamente parlando poi immagino la signora comunque non, non sia stai zitto cazzo parlante Immagino che la signora comunque non fosse sposata, perché di solito quelli che fanno questi ragionamenti il pisello non lo vedo neanche col binocolo, ma. Comunque, comunque sia, il mondo è diviso così, patatino, per cui non, non fare troppo caso, ci vuole della pazienza, quindi. Allora, come era la scommessa? Vediamo un po'. Ah, però! Siete. <ride> Siete Sarò fiduciosi. sincero, mi aspettavo un e quindi da un momento all'altro in mezzo al discorso. Ah, ho detto che lo facevo serio! E ricordiamo ai gentili ascoltatori che, per far aumentare il membro di noi microdotati, sì. si è resa necessaria un'azione chiamata sub. <coughs> Io l'ho sperimentata e ora ho un membro di due centimetri. Quindi fatela sub. Andrea, per il pagamento, passo domani dal cimitero per le 22 ok. Sì, non c'è problema. Mi raccomando, leggermente croccanti li sì, voglio Sì, sì, te li ho conservati in carta stagnola, obitorio, a meno 18, tranquillo, ti riscongelo un'ora prima che arrivi. Andre, grazie, 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 What? grazie, grazie, grazie mille, Andre, grazie mille di cuore, grazie mille per i 5 sabetti parlati. Grazie mille di cuore. Grazie mille davvero, Andre. Ti mando un bacione, dottor Strange. Ma hai il libro di, del Giorgione nella libreria? Sì, 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 me l'hanno regalato, ovvio. Sch che scherziamo? Me l'hanno regalato il libro di Giorgione. È stato un regalo che mi è stato fatto. E adesso è sempre qua nella mia libreria con tutte le ricette dentro. È un po' unto di burro e sperma perché mi masturbo sulle foto di Giorgione, ma questa è una storia per un'altra volta. <ride> grazie per il 6. Grazie mille per i sei Aiuto, senza spaccare niente Mettiti lì, non voglio, non voglio sfondare nulla Bene, 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 bene Se gift mi si allunga ancora? Eh, per certo, è ovvio Hello Se gift there. è normale che hai dei benefit Che cazzo di domande fai, scusami Allora, vediamo un attimo Vediamo un attimo come sto quiz Naturalmente metterò stop appena Carta e penna, appena arriva Allora, VX Ok Leviamo la tastiera, se no non mi ci sta il foglio Allora Amici di Player Inside, siamo tornati. Aspetta, devo controllare il volume perché, come al solito. Tornati qui con i test di M, signori. Sì, che poi in realtà, ragazzi, possiamo far evolvere anche questa rubrica. A proposito, di... All di... la luce non... blu. Vi mettiamo anche. il link se volete. Per caso, prema. acquistare. Quest'area di Super Mario. Cioè... Allora, piano. Chi è il creatore di Super Mario? Eh, 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 Shigeru Miyamoto. Ne sono sicuro. Sono sicuro. Akira Toriyama ha fatto dei giochi, però. È quello di Dragon Ball. E. È... Ah, scusate, la cam, avete ragione, poverini, è in mezzo ai coglioni, non vedete un cazzo. Allora, è Shigeru Miyamoto. Mario. Allora, ragazzi, però posso fare sto cazzo? Sì, un po'. puoi farlo. Faccio sto cazzo. Ok, sto cazzo, ragazzi. Allora, Akira Toriyama è il creatore di Dragon Ball, ma nell'ambito videoludico, Blue Dragon... E Dragon Quest e eh, Chrono Trigger Ma attenzione, oh. de... sì, da, fa... da fate qualche videogioco. Wow, Shigeru Miyamoto è il creatore di Super Mario. Però adesso ci arriviamo. È Tomonobu Itagaki, è il creatore, per esempio, di Ninja Gaiden. Eh, mica un credito. Ok, questo non lo sapevo, ad esempio. No, no, vuol... Quelle... no, non quindi là, Shigeru Miyamoto, Shigeru Miyamoto questo questo Ok è, è la prima. È andata nei giochi dei Pokémon, quale tipo è efficace contro quelli tipo normale? <ride> vabbè. No, no, non sono 10, sono, sono di più. Sono di più perché guardando avanti così al volo ho visto che lo fanno prima lui e poi lei. Quindi in realtà sono di più di 10. Eh, vabbè, lotta, vabbè. Ma <ride> nei giochi dei Pokémon eh, si passa la chiacchierata. Quale tipo è più efficace contro quelli di tipo normale? Allora. Questa, allora, questa per te è difficile perché noi. No, non lo, è, non lo è. No, ma come? No, ma veramente? No, Miza, dai! Non mi dire così, dai! Sì, perché tutto sommato questa. Una delle poche... Il tipo efficace contro il tipo normale è il tipo gay! C è una cosa che si sa fin dal primo. Ma io la so, però... E um... sarebbe lotta, eh. perché di, di tipo normale l'attacco fisico è il migliore. Esatto, bravo. Eh. No, vabbè, adesso voglio un Pokémon con i Pokémon di tipo gay. Vabbè, oh, però... in teoria... Però... è giusto. Giusto. Una di queste avventure grafiche non esiste. Quale? Allora, Monkey Island esiste, anche se non è corretto Monkey Island, perché Monkey Island c'è cioè, il corso... Vabbè. Uh, full throttle io non so cosa sia. Sembra una cosa tipo full deep trot. Però vedendo così, direi The Day is End. Anche perché The Day, io sono un Pokémon tipo gay. Ti catturo, Aro. Ti tiro le mie palle in faccia. <ride> Pater, grazie per i quattro. The day is end, credo che sia la B, anche perché in inglese non esiste, cioè non esiste, in, in inglese non esiste la frase the day is end, no, non, è, non è una frase, Sembra uscita da Renzi, quindi direi la 2. Una di queste avventure grafiche non esiste, non esiste, quale Monkey Island esiste, esiste. anche se, vabbè. Sarebbe The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2, The Jax Revenge, The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island non esiste Vabbè, sono tutte le citate E Tales from Monkey Island, che però è stata fatta da Telltale Games The Days End sarebbe un tentativo di depistaggio rispetto a The Day of the Tentacle Ma non esiste Anche perché The Days End in grammatica inglese non significa niente E Full Throttle esiste tra l'altro come se esiste Full Throttle Di full Jax, tra l'altro In GTA Aspetta, 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 piano, 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 fermo, fermo allora, era giusta? È come se esiste Full Throttle Perfetto In GTA il jetpack è stato rilasciato Alla fine, sì, no Solo evento speciale Oddio Non ne ho idea Non ne ho idea Power, grazie per i 4 partiti. Solo evento speciale Bill. Ah, non lo so. In GTA 5 il jetpack allora, è stato rilasciato alla fine, sì o no? Da sincero. Allora, sinceramente, io non lo so. Ma possiamo andare a caso. Sì. Ok, qui ho sbagliato. Qui ho sbagliato. No, non lo sapevo. Non, non lo sapevo, raga, non ne, avevo, non ne avevo la più pallida idea. Ok. Ma ah, qui proprio scappellato, non lo sapevo, raga, non, non ho sbagliato. Cioè, cioè, sai, che Jedi non lo Park. ma questo non mi sono interessato, però ne ho No, neanch'io, cioè proprio non, non ho proprio cagato il discorso del Jet, ma che cazzo c'è cioè... ho Sentito parlare, solo che vedendolo magari attraverso i video di YouTube, non ho mai capito se si trattasse di una mod oppure... Esatto, però devo riprendere a giocare a GTA Online perché mi piaceva tantissimo. Da che videogioco tratta questa Da, quest da che videogioco tratta questa immagine? Allora, Mortal Kombat no, è. ci sono due Street Fighter, però se io non ricordo male, Street Fighter Alpha 3 doveva, se non sbaglio, è ancora quello che era in 2D. Aveva ancora la grafica, se non ricordo male, simile a quella di Street Fighter 2, solo più elaborata, leggermente più elaborata. La grafica è così, in 3D, se non sbaglio, è partita più avanti, quindi direi che è Street Fighter 4. Se ah, facilissimo. Allora, mm -hmm. Ultimate Mortal Kombat, Street Fighter 4, Street Fighter Alpha 3. Deve essere Tentro, Street devi Fighter devi 4. Stare con due Street Fighter, ma Street Fighter Alpha 3 era quello, grafica cartonosa, esatto. su, su anche la prima PlayStation, è uscito, eh. quindi è anche più vecchio. Perfetto. Perfetto. Il sicuro non è Mortal Kombat. In che te... anno è stata fondata la Nintendo? Ragazzi, che ci crediate o no, la Nintendo è stata fondata nel 1889. Che ci crediate o no, è stata fondata nel 1889. Ma inizialmente non vendeva, ovviamente, videogiochi perché non c'erano i videogiochi. Vendeva, se non sbaglio, tipo esatto, vendeva giochi di carte. Vendeva dei giochi di carte, vendeva eh, passatempi, roba del genere. E dopo, nel tempo, si è modificata nell'azienda nell di videogiochi. Ma la Nintendo, a se non sbaglio, era nel 1889. No, è Steel Fighter 4. In che anno è stata fondata Nintendo? Allora, Nintendo è stata fondata nel 1889 e all'inizio produceva sostanzialmente giochi di carte. Questa immagine è tratta: Questa immagine è tratta con il famoso sparatutto quale. vabbè, questo è Quake 3 un Famoso sparatutto, ovvero quei tre. Ed è quei tre. Infatti, ci ciclista. Mi piace che lui ha letto la risposta alla domanda. E non è sì, ti è venuto un attimo il dubbio perché Carmageddon aveva fatto tanto clamore perché ammazzavi le persone e i cani ecco perché eh, sinceramente era un sacco divertente però sfortunatamente l'hanno censurata in tantissimi paesi tra cui tra l'altro anche l'Italia perché in Carmageddon potevi ammazzare le persone investire le persone e investire i cani e c'è stata una rivolta di alcune associazioni che dicevano che era troppo violento perché incitava la gente ad andare fuori a investire le persone, bla bla. E quindi di conseguenza lo modificarono mettendo tipo gli zombie. Non ricordo male in alcune versioni di zombie, ora non ricordo comunque. No. no, no, perché Carmageddon aveva fatto tanto clamore per i numerosi nudi per l'ambientazione perché si investivano le persone. Allora, sostanzialmente, credo sia, cioè, credo che voglia intendere perché si investiva. Vabbè, ma GTA puoi sparare i cani, ma GTA è venuto dopo, cioè GTA era un gioco di crimine, cioè non che è venuto dopo in linea temporale, intendo, GTA era un gioco basato sul crimine, di conseguenza il fatto che tu fossi un criminale era coerente col fatto che sparavi alla gente, ma Carmageddon, che è un po' vecchiotto, all'epoca... Era vista diversa la cosa. È come quando uscì Resident Evil 2. Quando uscì Resident Evil 2 in Italia, ve l'ho già raccontato, l'avevano proibito. L'avevano tolto dalla vendita per alcuni mesi. Perché dicevano che Resident Evil 2 era troppo violento. Resident Evil 2, eh? Zobbi. Zombie, <ride> Resident Evil 2 era troppo violento. E qua la scritta che compariva: Sei morto quando perdevi?, secondo loro era troppo violenta. Mettere sullo schermo sei morto. <ride> e quindi per, alcuno, per alcuni tempi Resident Evil fu ritirato dal mercato anche in Italia e io me lo ricordo in servizio al telegiornale tra l'altro e dopo lo rimisero perché si resero sono conto ai fini conti una strozzata sì ma Resident Evil 2 ragazzi ammazzi di zombie cioè voglio dire per cui vestivano le persone però anche l'ambientazione va fatto... bene insomma no? no penso proprio perché cioè, in era... si ammazzava la gente in maniera indiscriminata sì. Cioè, una... sì ma era bello per quello anche le prostitute potevi uccidere investendole. non ma erano nulla però nunca. non mi pare che fosse proprio non mi ricordo neanche io Sinceramente, uh, io... comunque era pixelato. Quindi, perché... esatto. Allora, in che anno è stata lanciata la PlayStation? La PS era nel 94, cioè era la grafica pixellosa. In Del che anno 94? è stata lanciata la PlayStation 1 nel 1990 okay. da, e 4. Ok, perfetto qui ero indeciso qui ero molto indeciso anche perché 94, 95, 96 tutti vicini giusto quale Giulia questi... grazie per i nuovi mattina Buonardo. grazie mille quale di questi giochi ha come protagonista il draghetto <ride> vabbè Spyro che cazzo di domanda del... <ride> vabbè Spyro il gioco ha come protagonista un draghetto viola ma questa è facile questa la sa pure bella mia... Andre oggi ti vedo più sexy del solito Mandami le foto del tuo cazzo, di DM. Allora, Cash Bandicoot è un Peramere. È un Peramere. Spiro è un draghetto viola Lo sappiamo che è Spiro, ragazzi, però. O Spiro, va bene. E... Vabbè, Spiro, Spiro, chiamalo come vuoi. E Babs invece è una sorta di gatto. antropomorfo. Chiamalo che come, è come Bubsy, a tua è? discrezione. Eh, Spiro. Comunque, Infatti, vabbè. tutti vogliamo Babsi? no? no <ride> Babs Remastered. Ragazzi. Remake. Remake nessuno, di Babs. Nessuno, nessuno. Con... Non era neanche così male. Nessuno. Continua 10 su 10, Quindi mi Quindi, giusto, giusto, sei come un videogiocatore. Della... Ma come, scusa? <ride> ma come? La foto tutte giuste. Eh, sei un apprendista, devi ancora superare il primo livello. Non ti, piace... ti piacciono i videogiochi, ma non sei un malato. Hai fatto solo 10 su 10 e si vede che non sei ancora molto eh. Hai fatto 10 su 10, si può migliorare. Devi fare 15 su 10. La... <ride> Ma che cazzo si vede che l'hanno programmato di merda. Si vede che è un programmato di merda il sì. È apprendista. Devi eh, devi fare di meglio. Devi lei. ancora superare il primo livello, probabilmente. Ma che vuol dire? Se hai fatto 10 eh, su ti 10. Ma sapete, mitra è così che funziona la vita. Io piacciono eh. i videogiochi, ma non sei un malato. Oppure, magari non hai molto tempo per giocare di informarti sui videogiochi e così. Ma come no? Non sei un caso disperato, ma puoi migliorare. Ma che cazzo vuoi? Hai fatto 10 su 10. Puoi fa... migliorare? Devi fare 15 su 10. So. 20 su 10! Che io, ragazzi. Sì, reti, ma... io bestia! Fate la sub! Cazzo! Che sono 4 euro al mese gratis, comprare! Eh, Capivano le stesse domande? Eh, beh, quelle che mi capisono le stesse domande, tanto le sapevo io. Ragazzi, magari anche i quiz li faremo evolvere quando saremo nel nuovo seduto. Vediamo. Li presentatore. Allora, cominciamo subito. Che è il cazzo no. di Super Mario questa giornata? Vabbè, questa l'abbiamo fatta, è quella di prima, quindi direi che eh, è come se non esistesse. l'hanno fatta, la so, Shighiro mia moto, ma questa la, so, la sapevo. Quale celebre produttore seppellì numerose cartucce nel deserto del New Mexico è stata. Uh, L'Atari è stata l'Atari che seppellì le cartucce uh, di E.T. nel videogioco E.T. perché era un videogioco che faceva talmente tanto schifo che quelle che avanzavano. Che erano avanzata perché faceva talmente tanto schifo. Che ne avevano prodotte in massa, ma nessuno le ha comprate. E quindi loro, non sapendo che cazzo farsene le hanno sbattute nel deserto di una fossa, buttandole lì. Ma quel gioco è veramente brutto. Il gioco io l'ho visto è veramente brutto, non si capisce un cazzo tra l'altro. No. Eh, quale oh. celebre vedi diversa? Produttore seppellì Numerose Cartucce nel deserto del New Mexico. Eh, ovviamente Fuatari per quanto riguarda il T. Brava, brava. Eh, questa è la magia. Giusto, Man. giusto. Perché Carmageddon? Perché? Perché Carmageddon? Vabbè, saltiamo. Perché Carmageddon, vabbè, Prova questa... a rispondere diverso. Quale <ride> gioco è molto simile a Fort? <ride> Furt? <ride> Quale gioco è molto simile a Fortnite? Furt. <ride> sei Furt. Vabbè, PubG. Quale gioco è molto simile a Fortnite? Vabbè, penso intenda PubFug. Furt. Che furt. Furt. Eh, furt? furt, Vabbè, semplicemente è lo stesso tipo di modalità, però. Battle Royale. E che Pokemon? Eh, Pokemon In, Royale. Sì. In che anno è uscito il primo videogioco di Pokémon? Pokémon è uscito nel 96. Battle Royale. In che anno è uscito il primo videogioco dei Pokémon? 96, penso. Sì. Aiuto. Perfetto. Giusto, ok. Bravo, bra Ci mise un po' ad arrivare da noi, ma quale recente meme ha preso piede nel mondo di Super Mario miscelando passione, nerd e un po' di malizia. Ma che cazzo ne so, <ride> ma che cazzo ne so. Boh. Non lo so. No. quale recente meme ha preso piede nel mondo di Super Mario miscelando oh. passione nerd e un po' di malizia eh, Bausette comunque Bowser non lo so, questa è la segno sbagliata perché non la sapevo. Ma spara, no? Perché avrei sparato Picco e capelli neri. Ma voi avete scritto Bausette. Ma io non voglio barare, quindi avrei sbagliato. Chris, grazie per il 18, Padino. No, no, ragazzi, voglio essere onesto. dai, Scusa, io avrei, vi giuro avrei messo Picco e capelli neri. Ma avete scritto Bauset. Quindi mi avete dato voi la risposta. Ma io non voglio barare, quindi facciamo le cose pulite. Senza eh, baffi o meme? Io so, ma io che cazzo. Ma che cazzo è Bowsette, Scusate, tra l'altro, che cazzo è Bausette? Poi il pene di Luigi. In... Mario Slam Tennis, come si chiama? C'era qualche anime yaoi tra Mario e Luigi? Uh, Ma chi è Bowser? Ma che cazzo ne so, fai vedere. Ah, praticamente, ah, non sapevo neanche se si chiamasse Peach. Cioè, non sapevo neanche se si chiamasse Bowser. Praticamente è la principessa Peach in versione però dark mignota. Cioè, tutto. È Peach in versione dark, però tipo porcona, che ti vuole trombare violento praticamente. Vero? Però... Eh, no, I... La preferisco così, sinceramente, rispetto alla Peach classica. Dico la verità: ha quel tocco in più. Ha quel tocco in più. Sony Grazie, 17. A me piace più così. Peach, sinceramente, Peach normalmente, a parte che è piatta, ma poi è rincoglionita, voglio dire. Cioè, completamente. No, è Bowser. Ma tu lascia fare che se Bowser si traveste così, mi trombo anche Bowser. Non è un problema. Adesso, adesso se è un uomo e ti fai dei problemi, fa... ma non romperi i coglioni, dai. Dire, ti tromberesti anche il tubo di scappamento. Quindi, quindi nel senso, piccola, rincoglionita che si fa rapire ogni 4 secondi, come, un, come una demente. Per cui voglio dire, meglio, meglio questa versione qua. Tennis, no, non era quello là. Comunque, c'è da dire che eh, Bowset non ne ha parlato nessuno. E no. meno male, signori. Sì. Come si chiama lo sviluppatore di Angry Birds? Ha uh... quella taglia di tette in più che. <ride> Vabbè, vabbè, però scusami, se mi metti come, come scelta Rockstar Game Epic Game sarà rovio. Come si chiama lo sviluppatore di Angry Birds? Vabbè, ah. di sicuro non è Rockstar, non è Epic Games, Rovio. Ma okay. perché non è Epic Games? Certo, è Epic Games che fa Angry <ride> Bird. Beh, Epic Games ormai. Beh, li fai i giochi di merda. Eh, ma vabbè, hai ragione, Raiden. Effettivamente, effettivamente. Games. Ma no, no. Ah, vabbè, un, un po' è vero, un po' c'ha ragione. No, 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 no. Vabbè, ma comunque Angry, Angry Birds non è un gioco di no. merda. Di che, che videogioco si tratta? È Final Fight, questo qua. Ciao Andrea, Come stai? Bene Comunque da tipo un anno Che non bevi più la lave app Eh Lo sponsor manchi il ronco Faccina eh, sorridente Con Non c'è più sponsor Patatino Grazie per il Questa qua è Final Fight E tra l'altro Bellissimo Questo qui ci, ci perdevo le serate In sala giochi Con i miei amici Giocavamo in sala giochi E facevamo tutta la sera Questo Poi c'era Cadillac and Dinosaur Spinman Spin Master, Gli stronzi con gli yo-yo C'era Bang Bros Quello del cowboy Dell'indiano <ride> Ci facciamo tutta la serata in sala un gioco. Di allora, di quale videogioco si, si tratta, no, eh, final fight. è final fight, signori. Non è Streets of Rage, è giusto. Bravo, eh. allora, quale popolare gioco su Facebook ha imperversato nei primi anni di boom dei social network. Oh mio dio, oh mio dio, e chi se lo scorda quel cazzo di farmville? <ride> chi cazzo se lo scorda quel Farmville di merda? <ride> Ogni due secondi ti è invitato a giocare a Farmil. Minchia, che due coglioni! Non voglio giocare a Farmil! È brava, no, è Bowser con la corona che lo trasforma in donna. È Bowser con la corona che lo trasforma in donna. E eh, vabbè, sempre donna è. Eh, qual è il problema? E, e mia moglie non a caso, io non quando, quando l'ho scelta, mi ha fatto un, prima ho fatto un quiz così, appena l'ha fatta è spuntata sei un bimbo minchia, però perché era sbagliato il risultato <ride> e l'ho sposata. Vai. Qual è il popolare gioco su Facebook ha Imperversato nei primi di Farm anni Farm di boom Bim. del social network? Però almeno questo sa so scrivere. Sì, ma ti ricordi tutti gli inviti, bastè. Ma ragazzi, comunque Farmville, una no, eh, carità divina. Anche perché Animal Farm è digital questa immagine è... per me sono dei riferimenti trollati. Queste è Queiko, le hai fatte anche fatto tu. Io... Quindi anche io. 10 su 10. Lei ha dei jolly, però così. Chiamavale. Continua. Video giocatore apprendista. Siamo due minchioni. No, scusami, allora io voglio. <ride> Sempre qui. Sei un apprendista. Prova a sbagliarle tutte. Abbiamo oh. fatto 10 su 10. Vabbè, fai ripro... vabbè rifacciamo anche questo. Riprova, le sbaglio. Vabbè, chi chi è super? Super? Facciamo questo, ok. Questo prossima. Porca troia, questo prossima. Oh, penna di merda. Proprio, ok, tagliamo. Allora, sbagli. Sbagliato, grazie. Da quale videogioco è tratta questa immagine? Eh, Dead Rising, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere. Skip? No, vabbè, le rispondo. Qual è il problema, scusami. Loro rispondono sbagliati, io provo a rispondere giusto. Vabbè, questa è Dead Rising, comunque. Sì. Questa è... Aspetta, da, però, però devo dire che le so. Allora, sì. diciamo quella giusta, allora, però segniamo eh, la Allora, bagnata. questa qua è Dead Rising, sì. però mettici Killer7, che essere? è di Sude51, tra Bagnato. Quale gioco... Questa è... furt. Niente. 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 Furt, sì, ok. Bagnato, ok. Quale celebre già scomparso pilota di rally ha dato il nome a una saga di videogiochi? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Quale celebre. Eh, Robin, è, McBay. Robin McBay. No, non ne ho idea. Signo. In realtà è con il Sarò sincero, non lo. non lo so. Qual è stata l'avventura testuale più popolare indossa in lingua italiana? Eh... L'avventura nel castello? Ok eh... Oddio, non me lo ricordo più perché... Aspetta, qual è stata l'avventura testuale più... Se ci ho giocato, ci ho giocato 40 anni fa Polari, in indossi, lingua italiana Avventura nel castello Però facciamo... Isola... Ok, perfetto, avventura nel castello Meno <ride> male è difficile Mettici di mistero. Eh... Di quale videogioco è... <ride> Vabbè, God of War sta Kratos di Rainbow, Rainbow Six. Six Rainbow Six Siege, sì, totalmente <ride> Totalmente Rainbow Six <ride> Siege 2 Rainbow Six Siege quale? Vabbè, questo è sempre spyro. Eh, eh. Eh, eh. Babsi, babsi. Vabbè, oh ragazzi, vabbè. Comunque direi che potevo segnare veramente il 90% che l'avrei fatta veramente. <ride> oh, che raga, oh. Il 70% direi che è stato ampiamente raggiunto. Quindi distribuisco i punti al fi... Al... Uh, uh. Ecco qua, compilare, perfetto. Ecco qua i vostri punti, maledetti ludopatici di merda. Adesso, minchia, le grazie per il set, ah, vediamo cosa dice Babsi, Babsi, ovvio. Eh, la stessa cosa. Ah, videogiocatore apprendista, beh, ma qualsiasi cosa dici, è sempre quello. Andre ti chiedo questo un favore, quello, puoi eh. fare la reaction ai video di Alan Baker chiamati Animation vs Math e Animation vs Physics? Ci guarderò un, po un attimo, poi ti dirò, grazie mille per il cilber, allora... Sì, il sito è completamente fuso nel cervello, ma malissimo. Che cazzo avevo messo? No, ma questo... <ride> mi, ero mi ero dimenticato di chiudere i video... <ride> Mi ero dimenticato di chiudere via. Questo è quello che, è quello che stavo guardando, ragazzi. Prima di aprire. La... Lo so che non c'entra un cazzo. Penso di essere l'unica al mondo che non gli piacciono i Pokémon. Non è un problema, che s sono una patatina. Non è un problema, patatina. Noi ti accettiamo comunque perché sei una papera e perché hai la sab. <ride> questo, ragazzi, è quello che stavo guardando prima di far partire. <ride> Così mi è venuto Mentos, il Mi è venuto perché vi ricordate che, avevo, ricordate che avevo detto qualche giorno fa che c'erano le parodie delle Mentos. Eh, ben, ragazzi, ne avevo ritro... ne ho ritrovate qualcuna, tipo... Ah, è um. metto, ragazzi, mi server. Mentos, <laughs> fresh and full of life. Nothing gets to you. Staying fresh, staying cool with Mentos, fresh and full of life. Fresh goes better with Mentos, fresh and fresh goes better with Mentos, fresh and full of life. Mentos, the fresh maker. Ragazzi, io ragazzi è così che passo i E così che passi poverite. <ride> oh sì, ma quanti l'aveva aperta Ma troppe l'aveva aperta Ma quante l'aveva aperta di ste stronzate Oh mio dio ma Ma troppe ma che cazzo Ma quanti l'avevo aperta <ride> Ma quanti l'avevo aperta Oh mio dio <ride> Mi sono troppo ridere ste stronzate Yes. With mentors fresh and full of life, fresh goes better with Mentos fresh. Fresh goes better with mentors fresh and full of life. Mentor, <laughs> the fresh. <laughs> <laughs> okay, let's meet. <admit. laughs> Per noi trovate mezzo miliardo, capito? Perché se sono stronzate le hanno fatte in America, ma tipo 13 anni fa, eh, una vita fa, per prendere per il culo la pubblicità ancora. Ma ce ne sono quelle che vuoi. cioè Ne, ne, trovi, ne trovi mezzo miliardo di, di ste stronzate. Le cioè. <ride> Ma perché ci sta bene con fai Quello il problema <ride> <laughs> Nothing gets to you. stay Staying fresh, staying cool. With Mentos, fresh so and full alive Fresh goes better with Mentos. Fresh, fresh goes better with Mentos, fresh and full of life. <laughs> Ci sta bene con tutto. Cioè, ma cosa che se voi, non so, prendeste dei, delle cose dei film d'azione o tragiche e con sta canzone sotto. Ma c'è, il problema è che ci sta bene, capito? Cioè, quanto sarebbe? Domenica prossima nel Reddit, trova, tro, fate dei video con la canzone dell'evento sotto. Non <ride> con delle cose così. Perché ci sta troppo bene. C'era quello con Freddy Krueger. Adesso, beh, non voglio stare tutta la sera con questa roba qui, però. E questo che cazzo è che aveva aperto? Io non avevo chiuso niente. Ah, è vero! È tra, ovvero, volevo guardare questa roba qui che non l'avevo ancora vista, solo che tipo erano i 59, quindi non avevo il tempo di guardare. È bello sapere di non essere l'unico a divertirsi guardando cagate senza senso. In un certo senso mi fa sentire in compagnia. Ah, con, con la mia demenza, vai tranquillo che voglio, voglio dire. Cioè, ma, vera, ma veramente Netflix rifà di nuovo Axel Foley? Fa un altro film con Axel Foley. Ve lo ricordate Beverly beverli il Ma dai, non ci credo. Ultra, grazie, 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 mille per le 5 risale. Varatino, grazie mille di cuore. Grazie mille, Varatino, grazie mille per i 5 sorti. Eh, questo è un po' più i vecchiotti, veramente bene. Oh comunque, lui invecchia benissimo, eh. Lui, raga, invecchia benissimo, è incredibile. Cioè, 30 anni è sempre uguale lui. Che cazzo? Cioè, eh, fermi tutti. Questo di quando è, scusami. Ma è nuova? È nuova? È, è, il, tre, è il trailer della stagione di The Boys? È, è quello? È la, nuova è la nuova stagione di The Boys? Questo qua che arriva? <coughs> Ma quando... Sono io che mi sono due settimane fa. A questo me lo devo vedere scusa. però non ci siano tette o robe varie. Ho molta paura. Dimmi che non ci sono tette, però voglio vedermelo. E sul 2024 eh, come la nuova stagione di Kang Ashur, well. well Roma, <ride> Well Roma. <Beh. ride> questo telefilm è meraviglioso. <ride> è meraviglioso, tutte le democrazie falliscono perché la gente è stupida. Guardando Che cazzo dici Che cazzo dici Negan perché sei qui Che cazzo dici No dai ha messo lui Dai ma che che, che Cosa fa lui Ma no dai No non, ma no Non fargli fare il buono Dai ti prego! No, lui sta troppo bene come cattivo! C'è Nigan per forza, cioè voglio dire, c'è lui che fa anche lo stronzo, lo devo guardare. È perfetto. <susurra> sembra figo, sì, in realtà io non ho capito un cazzo dal trailer. <ride> ti, ti, ti dico la verità, io dal trailer non ho capito un cazzo, eh, però eh, comunque sembra interessante. Allora. Fallout. Ragazzi. Vabbè, vediamo un attimo. Scusate, eh, piccola parentesi, non, già, non mi fa, già non mi fanno impazzire le tute come le hanno vestiti. Sinceramente, sembrano dei pigiamoni. Non mi piace molto. Già, già due secondi, e già non mi piace molto la tuta. Sembrano dei pigiamoni da nonna, sinceramente. Però, vabbè, sempre quello. I trailer sono bellissimi. Sono dei trailer che secondo me li hanno pagati 50 milioni di dollari per farli. Ma poi alla fine è sempre una merda. Quindi, magari il film no, eh. magari il, il telefilm che cazzo è, è bellissimo. Però la media standard di Fallout, i trailer sono stupendi. Non so se avete presente il trailer di Fallout 76. Cioè, il trailer di Fallout 76, ragazzi, era d'una tamarraggine. C'era anche Naomi col ciclo, tra l'altro. C'era anche Nomi col ciclo in Fallout 76, peraltro, nel trailer. Hanno proprio chiamata per far lei. Ma... E per il problema è che il gioco. Ma dai, ma Fallout 76 è una merda, eh. Cioè, Fallout... non mi puoi dire. Fallout 4 era anche bello. Il 76 fa schifo, eh. Cioè, Fallout 76 è una merda. Eh? In che senso? Non avete mai visto Nomi col ciclo? No, dai, ragazzi. Ma come, scusami. io ho sempre detto è oh, no, Mi col ciclo e <ride> mi sono detto <ride> Guardate, è tantissimo lei col ciclo allora <ride> dunque allora il trailer di Joker 2 l'hai mai visto? no vi oh, ma che cazzo dici? com'è il trailer di Joker 2? no ragazzi ci stiamo perdendo ci stiamo perdendo robe c'è in italiano immagino di no ovviamente fa vedere eh mi raccomando, non cambiate le cose del passato. Se no, succede anche è... a. Perché non fate fare il Joker a William Defoe? Ragazzi, è perfetto. Perché? Cioè, perché non c'è nessuno che va a fare il Joker a William Defoe? È perfetto, raga. È, è lui. Cioè, William Defoe è, letter è letteralmente Joker. È proprio. Ha la faccia lui. Per essere Joker. Cioè. Ah, sì, no. Andiamo, ce lo prendiamo, ritorniamo. Non ti preoccupare. Hi, I'm Walking Phoenix. E questo è official trailer per Joker 2. Vediamo Andre fake Come scusa come fake Come fake Come fake scusate come fake Come fake Ah no ok non è vero avete ragione Beh, allora, Ma c'è il trailer o è una bugia Esiste il trailer o è una bugia Scusate È una bugia non c'è non, non è vero, non... però ragazzi ne esistono 2000 di trailer. C'è qualcosa che non va ragazzi, ci sono 4600 trailer, non possono essere tutti finti, scusami. No, scusate, c'è qualcosa che non... Due premi Oscar, un leone d'oro e un miliardo di dollari incassati, a fronte di un budget di 55 milioni. Joker è stato un clamoroso successo su tutta la linea. Un cinecomica atipico, capace di mettere d'accordo critica e pubblico. Beh, ma tutti conquistati con dalla ore. prova mostruosa di Joaquin Phoenix e dalla complessità di un film drammatico nella sua brutale attualità. Con queste premesse era ovvio che prima o poi si iniziasse a parlare di Joker 2 Dal 2019 ad oggi si sono accavallate tantissime voci su un possibile sequel Ma quanto c'è di vero? Ci sarà davvero un secondo film? Ah ok no allora è finto perché non si sa veramente se sia vero o no Ma infatti mi, far, mi, far, mi pareva strano che facessero il 2 comunque mi pareva strano che facessero il 2, perché cioè non si è mai sentito Joker 2 che cazzo. Mi pareva strano anche a me, però ho detto oh, magari è vero, no, invece è una bugia, è una menzogna. Alleviamo allora, sta roba che c'è troppa roba. Oh, c'è il video di Mark. Ho provato e no, il 2 lo fanno. Eh, però devo uscire il vero trailer, sennò. Allora, ho provato 10 oggetti musicali di Temu, vai, questo lo volevo vedere. Oh signore, che puzza di Covid. Palle ovunque per terra, Come? comprese le mie. Ce ne saranno 50 Panta con... sul pavimento. Cari alberi di Natale con palle scrotali appese per lo special di Natale di, di quest'anno, prevedo una tragedia. Sì, signore, perché sto per tuffarmi in questa piscina olimpionica di sterco chiamata Temu. Per chi non lo conoscesse, è uno di quei negozi online dai prezzi no, bassissimi, veramente... tipo Wish, ma peggio. È la versione Qua. Wish di Wish. Leggo dall'internet. Il film esce in Italia il 4 ottobre 2024. Ah, allora ci vorrà ancora un po' per il trailer. Mi sa che ci vorrà ancora un po'. Sì, sicuramente. State beh, con beh, me perché tiro. oggi avremo un nuovo benchmark dello schifo. Thanks, oh, grazie vediamo. per la sabbia. Musical Instruments. Allora, un ukulele portatile con l'immagine di un frutto. Sembra più una supposta poggia. <ride> no, sembra una faccia. <ride> no, ragazzi. Sembra una figa, ma come? È un, è un vagilele. È un uculele, è un figalele. È un uculele con la fica. <ride> ma dai, ma dai, è una fica. È una fica leggermente aperta. Qua c'è il pelo. Qua è la fica. Qui è leggermente aperta. qua... Vabbè, il buco è sopra. Dovrebbe essere sotto, però qua l'ha messo sopra. Vabbè, è una fica così. Allora, vabbè. No, vabbè, ma È una vagina, che... <ride> Ma io questo culello ho voglia di trombarmelo, non di suonarlo, scusami. Cioè, voglio dire. Giata sopra una. Usate l'immaginazione, ma. Ok, mai convinto. Carrello. Porta chiavi musicale a forma di pianoforte. Bellissimo. Brutto in culo, ma vabbè, 2,20€. L'ha detto anche lui. i quattro. Carrello. Kazuo elettrico. Kazuo. Questo non è uno strumento che trovi facilmente in giro. 11,89€, mai convinto. Carrello. Ma soprattutto quelle placche da appiccicare alla chitarra che dovrebbero rendere più facile suonare gli accordi. Carrello. Mi suona già male. Ah sì, è il 9 la no. Madonna, che cazzo ti arriva, il cantante che ti scorreggia in faccia. <ride> mentre canta. Adoro sti siti perché non hanno un minimo di ritegno, cioè 9D. Vabbè, alla fine ho messo una quindicina di robe. Consegno in arrivo tra il 12 e il 22 dicembre. Cazzo, trovo il photo finish per pubblicare questo video. E invece, fortunatamente, è arrivato tutto quanto in tempo. Dico fortunatamente, nonostante sia consapevole che questo video mi causerà un principio di aneurisma. E eh vabbè! Oh signore, che puzza di covid! Cominciamo. Sì, allora cominciamo funzionale. con l'oggetto più grosso tra quelli che ho ordinato. Lu il mio cazzo. No. Indovinate un po', è molto più piccolo. Ma dai, ma dai, ma è una bugia. Io lo volevo con la fica. E non c'è con la fica, c'è col kiwi. È una menzogna scam scam. Io volevo il ficalele. È regolare. Ed esattamente come era prevedito. Invece questo ukulele qua, yeah, indovinate un po', è molto più... Questo ukulele qua sembra il buco del culo di Hulk. Io volevo una fica arrossata è venuto il buco del culo di Hulk. Voglio dire, cioè, questa cosa qui è una palese menzogna. Piccolo, di un ukulele regolare. Ed esattamente come era prevedibile, mezzo suono lo fa anche, ma... Yeah. Non ci puoi suonare una minchia. Bello, bellissimo. Bang, bang. Eppure l'avevo anche visto suonare. Bene, primo oggetto ed è già uno scam, ho già buttato via. 5,79 cominciamo bene. E sempre a tema, u- cioè Dice fa... che fa il rumore della sabbia mentre suoni. scusa. Allora. PUTAN. La massa. Vabbè, hai speso 2 euro per suonarci 7 secondi, ci sta. E ha sparpagliato tutte le palle sul pavimento. <ride> Palle ovunque per terra, comprese le mie. Ce ne saranno 50 sul pavimento. Palle, una giornata a raccogliere palle. Bene, principio di aneurisma rischiato molto prima del previsto, e siamo ancora all'inizio video. Fan... Allora, il prossimo oggetto non è una novità: le bacchette luminose. Tempo oh, fa realizzai delle cover, molti anni fa, eh, con delle bacchette per batteria che si illuminano. Ma che bello tutto vestito Natalizio! Al buio sembra proprio di suonare sì, sì, però non, non... con due cateteri no. <ride> posso fare a meno di notare che non illuminano un cazzo eh, di mezzo dicevo, non vedo non batterie che significa morta che dovrebbero essere delle bacchette fluorescenti allora facciamo una cosa le lascio al sole per tutta la giornata di domani e ah, domani okay. sera farò un test per vedere quanto illuminano queste due psicocaccole Risultato a fine video dio di un dio di un <ride> no agitato Siamo adesso al portachiavi A pianoforte Ci sono le note pure che, che fuoriescono dalla loro sede Ok lo proviamo eh. a, a pianoforte A pianoforte Non a suoni che i boomer potrebbero mettere Per quando gli arrivano le notifiche Cioè a pianoforte Che cazzo Vabbè, ma scusa, ma dai, ma sembrano i suoni che tua nonna mette per sentire gli sms. Ma che, cazzo? Ma che tristezza! Ciao Andre, come è stai? Dopo aver appena assistito a te che reagisci a delle parodie di pubblicità americane, per eh? poi, subito dopo aver visto una parte del trailer di The Boys con la pubblicità di Twitch in sottofondo, posso dare un senso a questa Grazie serata per dire, Andre, ti voglio bene. Uh. Tra pochi istanti avrò la minchia più lunga. <coughs> Dai raga fate sta sub minore 3 Grazie mille per il cirmo latino Perché? Perché esiste un oggetto del genere? Perché ti devi prendere la briga a fare sette tasti di merda Alla forma del pianoforte Per poi riprodurre degli effetti sonori che La versione cinese dei Looney Tunes La versione cinese dei Looney Tunes Non ci... Looney Tunes. provano neanche a fare qualcosa di utile La versione cinese dei Looney Tunes Frattempo spuntano fuori altre palle, ma andiamo avanti. Oh, allora a questo punto abbiamo un oggetto che non è strettamente per musicisti, però ha comunque a che fare con la musica. Una fascia per capelli che riproduce l'audio. Allora io, questa roba qui, l'avevo vista, mi era anche parso, tra l'altro, balenato il pensiero di comprarla, però io ho pensato che fosse una merda. Io ho proprio come l'ho vista, ho detto: secondo me questa roba è una merda inenarrabile. Come funziona? Lo connetti al tuo telefono e ti funziona da, sostanzialmente da cassa Bluetooth? Beh, posso dire che questa sulla carta è una buona idea perché può essere comoda quando vai a correre invece eh. di avere gli auricolari che continuano a togliersi dalle orecchie, eh. magari questo affare. Raga subate via da Andrea minore 3 otterrete tanto sesso gratis <ride> e caliente. Dattile perché no? Facciamo un test. Disinfettiamo tutto, per l'amor di Dio! Oh, e via! Invece delle bandane dovrò cominciare ad utilizzare questi cosi, sì certo, molto stiloso. Fuzia. Non si sente una minchia, cioè lo sentite anche F dal microfono che la mia voce sta sovrastando di brutto le casse che sono qua, anche se le butto fuori, non cambia niente. Cazzo per una volta l'idea non era neanche male, bastavano delle casse leggermente più potenti Ma niente, dobbiamo per forza fare un lavoro Ma secondo me allora se è buona, se trovi quella magari un po' di marca Un po' di merda, perché se no non è temo che a questo punto immagino significhi trepudio di amorroidi musicali I Uova <ride> Uova e con lo stesso identico principio della fascia c'erano anche degli occhiali da sole con casse incorporate. Ma questi non funzioneranno mai, ma dai. Potevo lasciarle lì. No, dovevo no. lasciarle lì, ma sono un coglione. E quindi le ho comprate. Immagino che funzionino lo stesso modo Però queste non funzioneranno stessa stessa mai. Da questo qua. Per questo Natale, cioè, è invece di regalare ma gli occhiali da abbiamo sole. Abbiamo fatto un'adozione a distanza. Con Michele è veramente cazzo! Se io sembro veramente Silvio in parlamento. Mm. Il respiro del mio naso è più rumoroso del suono che viene fuori da questo. Ma che aborto. immaginavo Batele? Il volume qua ovviamente è al massimo. Quindi direi un oggetto irrinunciabile. Questa è un'ottima scelta. Ma ragazzi, sto sto mi sto facendo un sacco di idee o cose da regalare per Natale a vari parenti. Tanto che cazzo ne frega, spendi 4 euro, loro mica sanno che fanno schifo. Tu gliele regali con le, con le più buone intenzioni, poi se fa schifo. e dici, oh vabbè, lui mica poteva saperlo. Ottimo Temu. E finalmente arriviamo a quel cazzo di oggetto onnipresente in tutti questi siti qua. Il main event musicale quando compri da negozi tipo Wish o Temu, tutte ste puttanate. Boh, esercitatori, non so neanche come cazzo chiamarli. Per chitarra. Tu schiacci uno di questi tasti e praticamente ti dovrebbe aiutare a fare l'accordo. Io... Sì, sì, ma come fai? Scusa, non è un po' un casino. Allora prendiamo la chitarra. Quella che avete appena sentito era eh, la mia chitarra, di una puttana. Io. Io la pu <ride> ok, quindi va al secondo tasto. Ma non è un po' scomodo. Devi premere tutti i tasti con lo stesso colore corrispondente, tipo viola. Ma ti viene l'artrite? Ma che cazzo? Se ti esplodo un tendine? ma Come fai? Beh, ero estremamente ansioso di provare questo affare e vi posso dire, dopo averci messo mano, che questo coso non serve a uno psicocazzo. Ti rende la vita molto più difficile, infatti... non capisci un cazzo di quello che stai facendo. Devi comunque disporre le dita con le forme dell'accordo e devi fare anche molta più fatica. È un abuso di plastica e una vergogna per l'ingegneria. Proviamo testiamo l'oggetto per cui nutro più speranze, perché cazzate a parte, non si trovano tanto di frequente dei. Kazoo elettrici. Ci sarà il suo motivo, dai. Come funziona questo affare? Eh, molto semplicemente questo. Spiega, perché non sono pratico, ma. È un normalissimo kazoo. E ti forniscono. Eh, che che banjo, dov'è? Che cazzo è un kazoo? Ho anche questo, questo pick up che tu inserisci. Non so che cos'è un kazoo, chiedo perdono. Qua dove c'è la membrana, e da quest'altra parte lo connetterai nel culo direttamente alla scheda audio. Allora. Oh, il test che andiamo a fare è molto semplice. Tipo Come procediamo? Registreremo due tracce, una con il microfono integrato. Di questo kazoo e l'altra la traccia invece di questo microfono, un regolarissimo microfono, e appunto registrando le entrambe possiamo confrontarle una volta che abbiamo registrato e vedere come suona il tutto. Papere! Ah, ora ho capito cos'è il kazoo, <ride> ora ho capito cos'è il kazoo. Perfetto, ora sono riuscito a comprendere a pieno. E adesso sentiamo. Oh mio dio che schifo, che cazzo Perfetto, la traccia del microfono in... mi, mi sembrava scarsa la prima, la seconda, mio dio, cioè, che cazzo, ho battato a merda Integrato, preso da Temu, sembra registrata attraverso un telefono degli anni 50 sì, 15,89 spesi benissimo Con lo stesso principio ho acquistato anche Io Il mio buco del culo dopo il cenone <ride> Il tuo buco del culo fa quel verso Il mio dopo il cenone fa dei versi che sembra un'evocazione di Cthulhu Questo pick up per chitarre acustiche Che sono appunto sprovviste eh, Del sistema di amplificazione Evviva Cristo La 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 la, 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 la... Che cos'era questo Evviva Cristo La 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 Che cos'era questa roba? <ride> Adesso la voglio come suoneria. Allora. Mardon, grazie per aver fatto la sua. Mm, beh, sì, allora, se dovete registrare un album black metal con la chitarra acustica, peraltro, questo pick up va benissimo per qualsiasi altro scopo. È una cagata pazzesca! 19:30. Queste partite oh, sono state alla luce del sole tutto il santo giorno. Ultima occasione per temu di riscattarsi e di darmi almeno un cazzo di oggetto per cui valga la pena spendere dei soldi. Proviamole quindi con la luce spenta. Alla luce eh, no. di questa brillante rivelazione no. posso tranquillamente sostenere che la corona di supposte delle commerce online la vince te. Ottimo lavoro. Lo sapete che cos'è che mi fa veramente incazzare? È che questi oggetti sono una merda, ma le recensioni sono sempre spettacolari. E quindi farò una cosa che chiunque. Le recensioni sono sempre spettacolari! Avrebbe dovuto fare molto tempo fa. Questi occhiali sono incredibili. Funzionano di merda e indossandoli ti fanno sembrare un completo Anna Maria Frienzo. Ma dai! Idiota! Il banner che ti impedisce di entrare su Pornhub a meno che non clicchi su sì, ho 18 anni è più utile di questo affare per imparare a suonare la chitarra. Preferirei fare un castello di sabbia con la lettiera dei miei gatti piuttosto che mettermi questa armonica in bocca. E infine vorrei infilare questo shaker in culo al creatore di questa pozzanghera di feci e scuoterlo fino a che non mi restituisce i soldi che ho cacciato in questo abominevole pezzo di cazzo, come un salvadanaio musicale. Giustizia è fatta, buon anno. Bravo Marca. grande, eh! Buon Natale! Come iniziate a fumare? Ma eh, a 18 anni! A 18 anni, preda un momento di stress ho cominciato a fumare, ma credo che la cosa fosse anche parzialmente dovuta al fatto che fumassero entrambi i miei genitori, anche se ora hanno smesso, però sfortunatamente parlando alcuni studi hanno dimostrato che i figli di genitori più fumatori sono più propensi a fumare, anche perché potrebbe alterarsi il DNA letteralmente della persona stessa portandola a essere più inclina a fare uso di sigarette, quindi